Oh, ha scritto Peschello, bro, ti ha dissato. Cioè, allora, io posso accettare dissing, ok? Da, boh, te apri Twitch, ok? Apri Twitch, vedi? Io posso accettare qualsiasi dissing da qualsiasi collega, ok? Cioè, se domani mi dissa, che ne so, Brizza, ok? Mi dissa, ai Bob, io non so chi sia, però, ok? Da prendere in considerazione, mi dissa, non lo so, Penny Mewi. Dice ok, comunque gente che fa parte di Twitch, ma gente che sulla piattaforma è stata permabannata, io non posso neanche accettarli, capito? Cioè non posso accettare dissing perché a che scopo? Capì? Cioè se uno dice guarda che il gabrone ha detto qualcosa su di te, a che scopo? Cioè è stata già così tanto triste comunque la sua vicenda che non c'è bisogno di dissarlo. Cioè, non è che c'è bisogno di rispondere a qualsiasi cosa lui abbia detto, perché la vita è stata molto dura con lui. Cioè, comunque tutti i soldi che lui ha guadagnato se li è giocati in slot e quant'altro, poi è stato permabannato da Twitch, costretto ad andare su un'altra piattaforma che probabilmente fai boh, un trentesimo rispetto ai soldi che uno fa su Twitch e probabilmente quei pochi soldi che fa mensilmente si gioca anche quelli. Quindi... Cioè, veramente bisogna rispondere a una situazione del genere? Meglio sta zitti. Cioè, non diciamo nulla perché comunque posso capire la frustrazione del momento. Con tutto rispetto, nel caso in cui avesse detto qualcosa. Allora. Caro signor Frene, allora partiamo dal presupposto che non capisco bene la giustificazione che ti dai sulla quale che io sia permabannato e quindi non puoi prendere in considerazione un mio eventuale dissing, no, perché sono permabanneato e allora, e poi dissing è una provocazione anche abbastanza becera, quindi vabbè, va bene così. E, comprendo comunque questo tuo modo di vedere, di vivere la situazione, visto che comunque sei stato non so quanti cazzo di mesi chiuso nella cameretta a piangere, per poi tornare su Twitch, no, a poppare dalla mammella di mamma uccello tutto il latte di cui avevi bisogno, po, 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 per poi arrivare a proporre come top contenuto tu che sessualizzavi ogni streamer che invitavi donna, ovviamente perché se sessualizzare anche gli uomini sarebbe anche più divertente. E, non lo so, ti ci vedrei bene a fare reaction insulse come Rubino con i titoli in caps lock, vabbè. Adesso comunque ti spiego un paio di cose, ti faccio un attimo tornare sulla realtà, visto che vedo che ne hai ne la necessità e il bisogno. Allora, la risposta che mi hai dato era veramente pessima, cazzo. Cioè, nel senso, così non c'è neanche gusto nel smontare pezzo per pezzo tutte le cazzate che hai proferito giusto per dare aria alla bocca. Quindi, semplicemente cosa posso dire? È finito a streamare su Kick guadagnando un trentesimo di quello che faceva prima e probabilmente quello se lo gioca pure. Amico mio, so che sei un analfabeta, che fossi discalculico non mi è nuovo, mi mancava. Su Kick, grazie a Dio, c'è una possibilità, c'è la funzionalità che ogni sub ti paghi il 95% di quello che la persona spende. Quindi, grazie a Dio, visto che comunque in questo anno da permabannato ho avuto sub da top 50 streamer in Italia costantemente, diciamo che il pane non mi è mai mancato a tavola. È anche un sotto il quale vivere e io di ciò sono già profondamente grato, nel senso non è che ho bisogno di stare in mezzo all'occhio del ciclone e avere 18.000 sub per star bene nella vita. Nella vita posso star bene grazie ad altro, non per forza grazie al web. Amico mio, lo so che per te è difficile pensare sta roba, eh. Inoltre, Fene, hai commesso l'ennesimo scivolone di tirare in mezzo il casino. Comprensibilissimo, eh. Da dire al gabrone comprensibilissimo. Magari però se me l'avesse detto qualche altro streamer sarebbe stata una risposta un attimino più coerente e dignitosa e non magari detta dal Frene che faceva il più grande casino di Twitch Italia e che metteva le storie dove sbancava il Crazy Time. Amico mio Sugaz. E comunque mi piace informarti che io dal gioco d'azzardo ne sono uscito, grazie a Dio, senza tra l'altro chiudermi in cameretta per 6 mesi a piangere. E sono diversi mesi che non gioco più, sono diversi mesi che mi sono autoescuso permanentemente. Sono stato anche, penso, l'unico streamer a mostrare entrambe le facce della medaglia, no, di quel contenuto marcio e tossico. Sono il primo, no, che è stato reale, concreto e trasparente col suo pubblico per fargli capire quanto mi facesse del male tale contenuto e tale intrattenimento, perché alla fine purtroppo il gioco d'azzardo è un intrattenimento oltre che una malattia. Quindi, per concludere, carissimo Frene, se vuoi accostare la parola casino a qualche streamer, l'accosti a te stesso. L'accosti ai tuoi amichetti, che lo portavate unicamente per lucrare su degli stronzi ludopatici, ok?
L'accosti a Marza, non mi faccio problemi a far nomi. L'accosti a Marza che ha sponsorizzato per diverso tempo due siti.com illegali dall'Italia, sia dall'Italia che non al suo pubblico italiano. Episodio gravissimo per cui non sono mai stati presi provvedimenti, a differenza mia che per un qualcosa di ancora meno grave mi hanno fatto fuori come nulla. La vita è dura, Frene, è vero. La mia vita è stata molto dura, è stata molto triste, solo che poi tutti abbiamo un po' una vita dura, tutti abbiamo dei momenti difficili. In pochi ce la fanno a rialzarsi, da soli soprattutto. Di certo non tu, Frene.